da Perticara la strada conduce a Sant'Agata Feltria, la cui bellezza incorniciata dal verde è di grande impatto. Una bellezza che arriva da lontano. Il Medioevo e poi la stagione delle Signorie hanno regalato al suo centro, che conserva complessi architettonici di grande valore artistico, una forma elegante, armoniosa, dominata dall'altissima rocca. Altissima e superba, Rocca Fregoso domina la valle del Marecchia dall'alto dello strapiombo naturale del Sasso del Lupo, uno dei numerosi massicci calcarei che caratterizzano il paesaggio del Monte Feltro. Il luogo era conosciuto anche come Pietra nell'Aria, antico nome di Sant'Agata Feltria, che indicava il gruppo di case costruite sul blocco di pietra arenaria, distinte dal borgo vero e proprio. La fortezza fu fatta costruire intorno all'anno 1000 dal conte Raniero Cavalca di Bertinoro. Insieme alle rocche di San Leo e Maiolo, era la punta più avanzata del sistema difensivo settentrionale del futuro Ducato di Urbino. Con l'avvento dei Fregoso nel 1506, la rocca venne ampliata e abbellita con opere d'arte, monumentali camini e con una cappella esagonale affrescata. Oggi la rocca non è integra a causa del crollo nel gennaio 1835 della torre principale, originariamente quadrangolare. L'edificio è attualmente sottoposto ad un imponente intervento di restauro e a lavori ultimati sarà destinato a sede museale. Recentemente a Sant'Agata Feltria è stato ristrutturato anche il convento San Girolamo, eretto nel 1560, che sorge maestosamente su un colle accanto alla chiesa della Beata Vergine delle Grazie. Il convento di San Girolamo è stato adibito a sede museale nel 2005 dopo un lungo intervento di restauro e di adeguamento degli spazi. Nato grazie all'iniziativa di un gruppo di sant'agatesi desiderosi di riscoprire le proprie origini, ospiterà il Museo delle Arti Rurali e si comporrà in due sezioni. La sezione di arte sacra riunirà le suppellette e i paramenti di notevole pregio artistico provenienti dalla chiesa e dal convento di San Girolamo, mentre la sezione di arte rurale darà nuova voce all'insegnamento di Padre Marella, che dagli anni 50 agli anni 70 raccolse nell'ex convento orfani, disabili, diseredati, insegnando loro l'arte contadina. E proprio sull'elegante piazza di Sant'Agata Feltria si affaccia un piccolo gioiello tutto in legno. Il Teatro Mariani è uno dei più antichi d'Italia ed affascinò un grande artista come Vittorio Gassman. Il Teatro Angelo Mariani si affaccia sulla piazza di Sant'Agata Feltria. Completamente strutturato in legno, è un piccolo scrigno considerato fra i 5 più antichi teatri storici delle Marche. Fu ricavato nei primi anni del 600 all'interno del Palazzo Fregoso, attuale sede municipale. Inizialmente era composto solo da platea e palcoscenico. Una sala, insomma, non ancora adibita architettonicamente a teatro. Ed utilizzata per la rappresentazione di commedie con impianti scenici provvisori, ad esclusivo beneficio degli abitanti del palazzone. Si tu ne te farà, comment pourrais-je vivre? Solo dopo il 1700 ebbe inizio l'edificazione del primo ordine di palchi ad opera della società Condomini, che fu completata tra il 1743 ed il 1753 con la realizzazione del secondo e del terzo ordine di palchi. L'ingresso del teatro fu ricavato eliminando il quarto palco del primo ordine, per cui l'accesso alla platea avviene lateralmente al palcoscenico, una particolarità che distingue il Teatro Mariani dalla maggior parte dei teatri in cui l'ingresso si trova nel lato opposto al palcoscenico.
Le balconate del secondo e terzo ordine sono decorate con tempera e raffigurano drappi e trine. Sul soffitto della platea, agli angoli, quattro medaglioni dedicati ai grandi personaggi della storia locale. Il sipario del proscenio è impreziosito da un dipinto di Sant'Agata Feltria del faentino Romolo Liverani, famoso paesaggista dell'Ottocento. Sul proscenio vi sono altri quattro medaglioni contenenti dipinti ad olio, in cui spicca il ritratto ad Angelo Mariani. Nel 1840 venne chiamato a dirigere la locale filarmonica un giovane di Ravenna, Angelo Mariani, che cercò di educare i giovani sant'agatesi all'amore per la musica. Il culmine dell'attività teatrale venne sfiorato negli anni 20 con la rappresentazione del Rigoletto di Verdi. Dopo, lento ed inesorabile, arrivò il polveroso declino. A risveglio del prezioso scrigno contribuì un grande attore. Vittorio Gassman, nei primi anni 90, scelse proprio il Mariani per recitare l'Inferno di Dante in occasione di un serial televisivo Rai. Costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Il fascino precario del teatro di legno venne così conosciuto dal grande pubblico ed immediatamente l'amministrazione comunale avviò l'iter burocratico, culminato il 14 settembre del 2002, con l'inaugurazione del Teatro Mariani.